chiamo Fiorenza De Bernardi. Il nome è famoso, non io, ma il nome De Bernardi sì, perché mio padre è stato un grandissimo pilota, uno che ha inventato, direi, le cose più belle dell'aviazione, ha fatto il primo volo di posta aerea. I primi tempi stava a comandare a Montecelio. Lì ha fatto il cavo per le navi, per esempio. Era un piccolo cavo, poi sulle navi c'è quello per frenare gli aeroplani, no? Sulle portaerei. E ha vinto la Coppa Schneider in America. Ha fatto tante cose, sì, l'aviazione si deve molto a lui, e so, per esempio il pilota automatico. Il primo volo col primo jet da Milano a Roma, e ha fatto tutti i collaudi sul jet. Nel 1951 ho fatto i primi voli, avevo una ventina d'anni. Quando ha cominciato a volare con me, chiudeva l'indicatore velocità, perché se si rompe tu lo devi sentire col sedere l'aeroplanino piccolo e sapere quando scende, quando sale, quando si piega, e quindi anche senza strumenti lo devi riportare a terra. Io avrei fatto molto volentieri il pilota militare, io come spirito sono molto militare, però all'epoca mia non te prendevano, e quindi pazienza. Mio padre aveva fatto questo aeroscooter, che era un aeroplano per i giovani, un vero aeroplano, ma facile e fatto bene e sicuro. Pensa che mio padre, presentando poi questo aeroplanino, atterrato all'Urbe, tutto normale, si è fermato lì. Non scendeva mai, sono andata a vedere, era morto. Quindi lui ha fatto uno sforzo per atterrare bene. Io ho ringraziato sempre il cielo, perché è atterrato tenendo l'aereo perfetto. Nessuno ha potuto dire, perché poteva venire un incidente, che aveva sbagliato lui, che l'aereo aveva qualcosa che non andava. Nessuno ha potuto dire, perché l'ha messo per terra perfetto. È risaputo che Mario De Bernardi era qualcuno in aviazione.